Intanto parliamo del risultato, bene, bene, bene. Sì, no, importante era vincere, sapevo che era una partita difficile, perché le squadre che si devono salvare si sa che ti creano dei grossi problemi. L'abbiamo visto a Crotone, l'abbiamo visto oggi. Anche un po' il vento oggi nel primo tempo. È vinto il primo tempo, sì, perché quelle punizioni, le palle inattive ci mettevano in difficoltà anche per la prestanza fisica che aveva i giocatori del Padova. Però devo dire che abbiamo tenuto duro, poi nel secondo tempo abbiamo avuto la possibilità di chiudere la partita. Ma fa simile come Crotone, no? Sofferenza nel primo tempo, meglio il secondo. Sì, è vero, è proprio simile alla partita. L'importante è comunque aver fatto i tre punti. Tra l'altro ho notato che quando il Padova provava a spingere, lo ha fatto anche a pieno organico, alzando i tre centrali difensivi, è lì in campo aperto poi, che divertimento. Beh, noi abbiamo una squadra che se ci lascia il campo, siamo una squadra che la profondità la facciamo bene. Abbiamo delle caratteristiche di giocatori come Mancuso, Monachello, Maras, che la aggrediscono e possono mettere in difficoltà le squadre avversarie. Lo faccia lei un appello al pubblico, perché i numeri dicono 5.800 spettatori, compresi gli abbonanti, 2.000 paganti, un po' pochi. Lo faccia lei, Pillon. No, dispiace che la squadra meriterebbe magari un apporto migliore del pubblico, nel senso come affluenza, anche se noi ringraziamo quelli che ci sono sempre stati vicini fino a questo momento. Io spero che in futuro magari ci sia la possibilità di riempire di più lo stadio, perché questa squadra lo merita. Tre partite, 7 punti con il cambio di modulo, è un caso? Ma ne abbiamo fatto tanti anche giocando col 4-3-3, ma di là del modulo, dell'atteggiamento, dell'aggressività che si mette in campo, probabilmente siamo meno prevedibili giocando in questo sistema qui. Come mai nel primo tempo, dopo il gol del 2-0, Giudi lì ha invertito Ciofani con Gravillon? Perché qui c'era Baraglia che era molto rapido e veloce e poteva mettere in difficoltà Ciofani, mettendo Gravillon che aveva più gamba, secondo me siamo andati meglio. Io chiedo l'ultima cosa, faremo la conferenza stampa per Benevento? No? E allora una domanda sul Benevento, difesa 3, confermiamo la difesa 4, ci sta già pensando, che partita si aspetta? Da adesso... Campagnaro come sta? Vediamo, domani dobbiamo vedere, valutare le sue condizioni fisiche, non sarà facile recuperarlo. Per quanto riguarda la partita, da stasera ci penso, vediamo un po', devo decidere alcune cose. Quali? Dici solo questo? Vediamo anche come recuperano i giocatori, perché è importante anche il recupero fisico, perché martedì sarà una partita molto intensa.